Buonasera, buonasera, non buongiorno, anzi buongiorno perché è sempre buongiorno. Faccio il video con le cuffie come collare, così forse sfrutto il microfono che spero funzioni, altrimenti sto utilizzando quello del PC. Allora, sinceramente avevo voglia di fare una recensione di un testo e allora prendo questo di Giulia Menzietti, Amabili resti d'architettura. Frammenti e rovine della tarda modernità italiana, edito da Quodlibet Studio nel lontano ormai 2017, quando eravamo tutti più giovani, felici, non lo so. 18 euro, Quodlibet Studio, città e paesaggio, saggi, saggi. Una collana solo per saggi o di saggi? Allora, un testo bellissimo, mi è piaciuto tanto. Credo che anche in questo caso, come nell'altra chiacchierata che riguardava il testo di Bruno Zevi, sia in realtà una specie di tesi dottorato, un estratto della tesi dottorato. Perché mi è piaciuto molto questo testo? Perché quello che viene fatto qui è apparentemente un'operazione semplice, nulla di particolarmente strano, cioè si prendono delle architetture, nove architetture, sparse in tutta Italia, allo stato di rudere, quasi tutte, d'autore, quasi tutte, e ne si racconta le vicende, cioè perché sono allo stato di rudere, sono state abbandonate mentre erano in costruzione oppure sono state utilizzate e poi abbandonate. E questo, dicevo, è un qualcosa di abbastanza semplice, si prendono nove case studio e li si analizza. No, qui si fa questo, ma non ci si limita a questo, al contrario, si cerca di analizzare. Si fanno due cose. La prima è fare una narrazione delle architetture, che non è storytelling, è proprio una narrazione. Posso dire che è scomodo, però mi metto le cuffie così, come se fosse una specie di così impresentabile. Ma facciamo così, come era prima. E facciamo che le cuffie le tengo così, ma su tutto, dicevo, le nove narrazioni sono molto efficaci, non è storytelling, sono ricche di significati. E la prima cosa interessante, però, che non si tratta solo di una collazione di queste nove narrazioni legate all'architettura, a queste rovine, ma si cerca globalmente, al termine di queste nove vicende, di leggere quelli che sono stati. Quella che è stata la storia della seconda metà del XX secolo in Italia attraverso queste nove vicende, le storie di architettura, narrazioni di architettura dentro le quali, grazie alle quali, con le quali si può leggere una parte della storia del XX secolo, chiaramente tante storie, principalmente la storia delle rovine del XX secolo, perché nove architetture d'autore sparse in diversi luoghi d'Italia sono oggi allo stato di rudere. Cos'è successo? È colpa della burocrazia? È colpa di un errato progetto all'origine? È colpa di una politica che ha voluto cancellare le tracce di un certo tipo di espressione architettonica? Dipende. Forse leggendo questo testo si percepisce come il problema non sia così semplice, non solo una delle cose che ho detto, ma tutte queste cose insieme. Infatti, le ragioni che hanno portato a questi fallimenti, perché di fallimenti si tratta, sono di varia natura. Si va, certo, ci sono delle cause intrinseche, ma delle cause legate all'architettura, alla mancata progettazione adeguata, anche a un'architettura forse che era ancora vicina a un tempo passato e diventata presto desueta rispetto agli utilizzi che si sono modificati nel tempo, oppure altre cause estrinseche, che legate a che cosa? A chi ha amministrato i vari territori d'Italia e anche come sono stati amministrati. Detto
Bella anche la copertina, il colorino è quello di Quodlibet Studio. Invece il riferimento, di solito Quodlibet ha delle, tutto bello dal punto di vista grafico, però a volte delle copertine inquietanti. Non cito nessuno in particolare, a volte un po' più eleganti. Questo è un caso riuscito. Faccio notare che è bella anche l'interpretazione iconografica del testo, che in 9 copie di pagine affiancate, reca prospetto e planimetria e una unica immagine dello stato, quindi diciamo la rappresentazione del progetto architettonico e l'effettivo stato di conservazione attuale, quindi allo stato di rudere. Le 9 architetture sono estremamente interessanti e estremamente belle. C'è anche la chiesa madre di Gibellina, c'è anche il Palasport di Cantù. Un libro che ho proprio apprezzato, mi è piaciuto veramente molto e penso che sia un buon punto di riferimento. Non so se può essere utile anche per uno studente di architettura, io credo di sì. Entra poco, se vogliamo, nel merito della composizione architettonica delle architetture. Non è davvero un'analisi architettonica, costruttiva, tipologica, tantomeno. È proprio legato alla vicenda d'architettura. E quindi questo a me è piaciuto, però. Questo è stato proprio un valore aggiunto. Personaggi, persone, architetti, volontà, anche passione che si scontra contro, facciamo un po' di retorica, contro la fredda politica a volte, ma anche il contrario, anche passione politica, intraprendenza delle pubbliche amministrazioni che trova invece la volontà architettonica del progettista di applicare un progetto tout court senza alcun tipo di possibilità di adeguarsi alle esigenze locali o territoriali. Il libro si chiude con una sezione che ha scelto il quarto capitolo, sceglie il titolo Heritage e pre era preceduto da un terzo che aveva come titolo Astrazione contro realtà. Bene, allora nell'astrazione contro realtà, l'ho già detto, c'è questo discorso. Cioè il tentativo di analizzare questi nuovi casi architettonici come paradigmatici di almeno di una storia architettonica italiana del dopoguerra. 9 vicende infauste che però si legano ad altre produzioni clamorose che hanno avuto successo in questi tempi. Mi viene in mente Incompiuto, Nascita di uno stile. Non ho avuto un'illuminazione dall'alto, ma cercavo il volume che penso sia là sopra. E invece no, è qui. Che allora se ci arriviamo, doppio libro oggi. Questo è un testo assolutamente interessante che è stato pubblicato, mi sembra, nel 2018, che è una storia estremamente complessa. Oggi dovevamo parlare della Menzietti, però diciamo che questa è anche una rappresentazione grafica molto bella. Una astronave madre di alterazioni video realizzata nel 2008 con varie planimetrie e sezioni di luoghi abbandonati o incompiuti, come appunto è il soggetto di questo testo. Può essere l'incompiuto, la nascita di uno stile. C'è il libro che cerca di spiegare quanto sia vera questa interpretazione, forse più artistica, stilistica. La buona Menzietti invece fa altro, si limita alla narrativa e anche all'interpretazione, interpretazione che diventa storica nel terzo capitolo, Astrazione contro realtà, e diventa anche un disegno pseudo-programmatico per il futuro. Infatti, dicevo, nel quarto capitolo si tratta proprio della tutela dell'heritage e di come questi beni rappresentino per noi oggi un punto enigmatico. Cioè, possono essere intesi in due modi diversi. Da un lato, come architetture d'autore. La Menzietti propone, citando anche altri, la questione della rovina d'autore, cioè il rudere d'autore. E il rudere non merita per forza, diciamo tout court, non merita conservazione, ma l'architettura d'autore sì, ha delle normative che scattano proprio per il fatto di essere d'autore. Quindi c'è già una specie di ossimoro. Il fatto che non sia stata conservata, utilizzata, preservata in nessun modo, l'ha trasformata in rudere. E quindi tutto farebbe pensare logicamente che sia un'architettura degna di essere dimenticata. Ma il fatto che sia d'autore, sebbene non ha influito minimamente nel poter essere riutilizzata, conservata meglio, influisce oggi a livello normativo.
e quindi ci si trova di fronte un po' a un equivoco. Queste architetture dobbiamo conservarle perché siamo di fronte all'ultima opportunità per mantenere questo tratto caratterizzante la nostra storia del XX secolo, o dobbiamo accettare il fatto che sono stati dei fallimenti e che devono morire, come diceva Ruskin, queste architetture. Quindi questa vicenda, questa narrazione non si limita a delle. Non è un giallo questo testo, non si arriva a capire chi sia stato l'assassino della cena a lume di candela dei convitati, ma piuttosto si apre proprio, si pone, grazie a questa narrazione colta, tutto questo si pone alla base di un confronto, di un dialogo. E guardate che non è per nulla banale. La storia, che è fatta poi da uomini, inviterebbe a disfarci di queste architetture, o semmai di perpetuare nell'abbandono, nell'ignorare queste architetture. E invece un'altra tendenza legata alla conservazione consiglia di conservarle. Ma conservarle come? Perché se dobbiamo conservarle piene o pregne anche della loro storia, dobbiamo conservare lo stato di rudere, come fallimenti. Abbiamo i disegni, abbiamo le rappresentazioni, ma non possiamo riproporle, non possiamo ricostruire, perché sarebbe in qualche modo andare contro la storia, anche se è una storia di errori del progettista, delle amministrazioni, degli uomini, degli utenti. È una storia di errori che va conservata, ma una storia sbagliata va conservata con i suoi errori. E quindi si pone un'altra caratterizzazione, un'altra riflessione, che è quella di dover o poter conservare questa architettura allo stato di rudere. Con quale funzione? Nessuna. Se no, non sono dei ruderi. E allora è possibile considerare un rudere che non sia archeologico? Sì, forse abbiamo dei casi, quando scatta quella seconda parte, cioè non sono rovine non archeologiche, ma d'autore. Le rovine d'autore possono e forse devono essere conservate senza alcuna funzione, in quanto ruderi. Ecco, altre riflessioni escono un po' dalla lettura del libro, dalle riflessioni del libro, e entrano un po' nella libera professione, quindi forse non è il caso di addentrarci oltre. Però posso dirvi che questo libro mi è piaciuto molto, è stata una bella fonte di ispirazione, quindi un plauso alla mitica Giulia Menzietti e anche alla Codlibet, che a 18 euro ci regala un bel libro. Spesso questi della Codlibet sono bei libri, questo lo è stato davvero particolarmente. Come sempre, massima disponibilità nel proseguire il discorso, che non ha una fine, non c'è una risposta, anche con le domande che ho fatto prima, come vanno a conservare tutte queste architetture. È bello proprio tutto quello di cui stiamo parlando, è bello perché ne parliamo, non per la conclusione finale. Infatti, forse queste nuove architetture meritano anche nove approcci diversi, anche forse nove fini diverse. Alcune sono già state demolite, per esempio, e altre invece no, sono ancora allo stato di rudere. Altre sono oggetto di ipotetiche trasformazioni importanti, diciamo massive. Vedremo quello che succederà in futuro. Grazie a chi ha avuto pazienza di ascoltarmi, anche il libro della Menzietti ci ha preso ben che 13 minuti, quasi 14. Come sempre, massima disponibilità a dialogare e abbiamo cambiato location, tra l'altro. Siamo arrivati nella location standard. Cari saluti a tutti voi.